Cosa ci faccio in piedi con un telefono? Pur di vincere un derby, penso che sarei disposta a qualsiasi cosa. Dopo un allenamento torno a casa a piedi. Visto che abbiamo vinto il derby, mantengo la mia promessa e torno a casa a piedi. Più che altro che ho fatto allenamento, se no 9 km faccio veloci. Questo derby penso di metterlo come una delle partite più importanti finora. La notte prima del derby è stato un'ansia continua. Ero in camera con Bergamaschi e tutti e due ci rispondevamo abbastanza male, perché eravamo tutti e due nervose. Il primo derby, soprattutto da capitano, diciamo che non si scorda mai. Mi sentivo tante responsabilità e quando c'è stato il triplice fischio mi sono sciolta. Avevo voglia di far felici i tifosi milanisti e penso che abbiamo dato una grande soddisfazione anche a loro. Mi aspettavo così tanti tifosi, non mi aspettavo una curva così bella. È stato davvero tutto bellissimo. Ringrazio ancora tanto la curva perché ci ha sostenuto, perché ci ha fatto sentire il suo calore. A Sesto c'erano gli amici del mio paese, la mia agenzia Viaggi con il cartellone Pota. Ganz era carico, ha cercato di tenersi tutta la tensione lui, ci ha detto praticamente: se perdiamo il derby per una settimana basta pallone, solo corsa a secco. Ascoltiamo la musica perché Mr. Ganz ci ha dato l'autorizzazione e ascoltiamo la musica alta alta, ognuno ha la sua canzone. La mia preferita è Alba Chiara. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sei chiara come l'alba, sei fresca come l'aria. Io ho fatto grafica pubblicitaria a Bergamo, mi è piaciuto tanto, ma adesso come adesso non mi ci vedo davanti a una scrivania a fare grafica, ecco. Nel tempo libero, vabbè, giro con la mia amica Berga e poi comunque anche con le altre mie compagne di squadra, ogni tanto organizziamo qualcosa tutti insieme. L'organizzatrice di solito è Nora Irum, quindi lei è quella che ha le idee. Che cartoni guardavi da bambina? Da piccola Holly e Benji. E chi era il tuo preferito? Holly. Guardavo anche Mila e Shiro e poi i Pokémon, che mi piacevano tanto. Se fossi un Pokémon, che Pokémon saresti? Io? Yeah. Un Pokémon Charmander. Almeno c'è il fuoco, no? A me piace andare al cinema. Mi piace andare anche da sola, a dir la verità. Allora, una volta sono andata in compagnia, ho visto il Re Leone. La seconda volta sono andata da sola e ho rivisto anche ancora il Re Leone perché mi è piaciuto tantissimo. La più casinista è Tuzzeri, sicuro. La più intelligente, secondo me, è Rizza. La più alla moda... Nora. Il mio sogno sarebbe quello di trovare una persona che condivida con me i momenti migliori e condividere insieme magari anche il lavoro, che a me piacerebbe un giorno aprire un bar. Difetti. E sottolineo questo difetto. Troppo cuore, permalosa e testarda a volte. Tre pregi, diciamo che sono genuina, è un pregio? Non so, dovrei farli dire da qualcun altro i pregi, non so. Ci siamo quasi, pausa a me, meravigliosa. La mia fissa, quella di lavarmi i denti. Tra 20 anni mi vedo, non lo so, spero di vedermi in un bar a lavorare o magari allenatrice. Se rimango a piedi alle 3 di notte chiamo Bergamaschi perché mi supporta in tutto, anche se poi mi becco qualche insulto. Il messaggio più bello di un ragazzo che è tornato a vedere il calcio perché si è innamorato del nostro modo di giocare. Alla fine sono arrivata, casa mia, casa nostra, casa Milan. Vi aspetto tutti sabato al Brianteo di Monza alle 15 per Milan Tavagnacco. Forza Milan!